Buonasera, benvenuti a questo incontro di presentazione e racconto di quella che è stata la nostra storia fino adesso, la storia della città di Rimini e dell'attività di educazione alla memoria. Pensate che nel 1964, a meno di 20 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, con una città come la nostra quasi completamente distrutta, Rimini è stata non solo la prima città in Italia, ma la prima istituzione pubblica, appunto nel nostro paese, a organizzare e finanziare i viaggi per la memoria, i viaggi quindi di visita ai campi di concentramento per le scuole. Nel 1964 solamente i pochi sopravvissuti e i loro familiari organizzavano questi viaggi, quindi è stata un'iniziativa assolutamente pionieristica che è continuata nel tempo, che si è trasformata e che è diventata un'attività educativa e culturale aperta non solo a tutte le scuole, dai più piccoli ai più grandi, ma a tutta la città, e lo dimostra anche la vostra partecipazione. E questa sera vorremmo raccontarvi come è nata questa attività e soprattutto far parlare alcuni dei protagonisti di allora e di oggi. Ma per iniziare quindi questo viaggio, questo racconto, vorrei quindi invitare sul palco il sindaco di Rimini, Jamisa Del Govad, la presidente del Consiglio Comunale, Giulia Corazzi, e la relatrice che abbiamo invitato oggi e che presenterò dopo, la professoressa Milena Santerini. Prego. E lascio la parola adesso al sindaco Jamisa Del Govad. Laura. Grazie Laura, grazie a tutti i presenti. Sono 60 anni di educazione alla memoria. Questa è appunto una storia che comincia 60 anni fa, grazie a una decisione che allora prese il sindaco Ceccaroni, era il 1964. Bisogna a volte anche sforzarsi di storicizzare, no, le decisioni, comprendere il momento. Ancora, insomma, erano passati tutto sommato pochi anni dalla tragedia assoluta della Shoah, degli stermini, dei campi di concentramento, e il Comune di Rimini, uno tra i primissimi in Italia, decise appunto di intraprendere questo percorso, aggregando 5 suoi studenti a un gruppo di ex deportati per un viaggio nel campo di concentramento di Mauthausen e poi nei sottocampi di Gusen e di Ebensee. C'era pochissimo allora, ma soprattutto era quasi inesistente una coscienza collettiva orientata verso la memoria dello sterminio e dello Shoah. Anzi, questo sempre storicizzando, è interessante ricordarlo, solo un anno dopo, nel 1965, allorché il Comune di Rimini promosse una mostra fotografica sulla deportazione degli ebrei in Germania, l'Associazione Albergatori Cittadina espresse una dura critica perché l'esposizione contrastava con gli interessi turistici della città, soppiantati, scrisse, da un ottuso livore antitedesco. Chiaro, bisogna calarsi nell'epoca, comprendere per certi versi, no, come questa città sia rinata paradossalmente col turismo, anche grazie ai tantissimi tedeschi che sono venuti poi qui in vacanza. Questa è storia. E allora, 60 anni e quasi 22.000 giorni dopo, quei 5 studenti sono diventati 2.500. E le persone formate direttamente dai viaggi nei campi di sterminio e dal progetto di educazione alla memoria sono almeno 10.000. Tra queste ci sono anch'io, nel video qualche foto si vedeva, che mi sono recato nei luoghi dello sterminio pochi mesi fa insieme a vari studenti, ragazzi e ragazze, appunto in questo viaggio ad Oswiecim. Io ammetto, non sapevo neppure che non si chiamasse Auschwitz, ma che fosse, no, la germanizzazione di Oswiecim, come oggi è tornato a chiamarsi quel luogo. E io sono laureato in scienze politiche, indirizzo storico,
Quindi diciamo che di libri di storia ne ho studiati parecchi, però davvero si usa un termine che userò anch'io, insomma quel pugno allo stomaco che si ha entrando in quei luoghi è ovviamente impossibile da avere leggendo i libri di storia, solamente leggendo i libri di storia. Le scarpe accumulate l'una sull'altra, tutto vero, i capelli tagliati delle donne, questi mucchi di capelli, insomma davvero una tragedia che si tocca con mano andando a visitare quei luoghi. Ci sono poi le decine di convegni e gli oltre 1000 insegnanti coinvolti nel tempo, in questi 60 anni. Non si va probabilmente lontano dalla realtà se si quantifica in almeno 40.000 donne e uomini, dall'età scolastica a quella adulta, che in qualche modo sono state toccate da questo spazio di studio e civico, la cui esistenza rende orgogliosa e consapevole la nostra comunità. Nel frattempo, tutto intorno, in Italia e nel mondo, è cresciuta la consapevolezza, la conoscenza, attraverso le forme più diverse che hanno visto coinvolte le istituzioni, la scuola, l'impegno civico, la cultura e l'arte. Ed è giusto allora provare a guardare indietro per chiedersi, dopo 60 anni esatti, cosa resta di tutto questo, soprattutto in ragione di cosa ci serve per il futuro. Ci stiamo allontanando dai fatti storici che hanno causato la morte di milioni di persone nei campi di concentramento e di sterminio. Stiamo oggettivamente e fisiologicamente perdendo la memoria di che cosa è stata la deportazione nei lager, che cosa è stato l'assassinio deliberato di persone colpevoli di essere solo nate o di essere considerate come diverse, indegne di vivere, incompatibili coi progetti razzisti e coi modelli di superuomo dei governi totalitari che hanno insanguinato l'Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel giorno della memoria ripetiamo formule rituali accennando alla Shoah, il genocidio degli ebrei, e alla violenza efferata sugli oppositori politici e sui prigionieri di guerra, affinché siano da monito perché simili orrori non accadano più. Eppure le atrocità di massa si ripetono continuamente sotto i nostri occhi, con nuovi orrori che non sono ovviamente identici ad Auschwitz o Dachau, perché è banale dirlo, ogni evento in storia è unico ed irripetibile. Ma scaturiscono dal germe dell'odio verso l'altro, dal risentimento, dal delirio di potere, di prevaricazione e dominio, da nuove e infinite varianti di disumanizzazione dell'altro. A me sembra che nelle nostre società si utilizzi spesso una selezione della memoria, quando non si tratta di una vera e propria rimozione o amnesia del passato, cioè ognuno ricorda solo un pezzetto di storia, tralasciando gli aspetti o i fatti più ingombranti da elaborare. Questo per piombare a terra sulla nostra attualità, oggi sconvolta più di ieri da proteste che in casi neanche tanto rari hanno evidentemente l'insopportabile retrogusto del già visto e già sentito troppe volte nel passato. E questo oggi lambisce perfino la giornata della memoria, visto che leggiamo e sentiamo come questo appuntamento con la storia e la storia di noi stessi viene comparato e pesato, mettendo sull'altro piatto della bilancia quanto di tragico, sbagliato, ingiusto e drammatico accade al giorno d'oggi. L'equiparazione, io credo, sia l'anticamera del pregiudizio che, in forme anche subdole, si rinnova nei secoli. È quella che Mattia Feltri pochi giorni fa ha definito la sciatteria morale. Ogni protesta, per quanto di brutto succede adesso, è libera, giustificata, legittima se appunto parla, discute, protesta del fatto in sé. Contrapporre alla memoria dell'Olocausto una nuova cronaca del dolore è a tutti gli effetti il tentativo inaccettabile di annequare lo sterminio di 6 milioni di ebrei, rom e sinti, omosessuali e oppositori politici, perché in quei campi che abbiamo visto nelle foto c'erano anche i reparti per i rom e i sinti, ad esempio. In questo modo si minimizza e si ridimensiona la Shoah, esercizio che in più riprese a fasi alterne ha attraversato tutti gli ultimi 80 anni. Questa è la perfetta dimostrazione della grandezza di progetti come l'educazione alla memoria di Rimini e dei tanti altri analoghi progetti che tengono accesa la fiamma della conoscenza in tante città d'Italia e del mondo. Non avere memoria è la precondizione per ogni pogrom, per ogni genocidio, per ogni atto di razzismo e per la Shoah. L'antisemitismo vive e si manifesta nella società reale e sul web,
nei luoghi di lavoro come nella scuola e anche, ahimè, spesso allo stadio. Solo la piena conoscenza del fenomeno rappresenta il punto di partenza necessario per scandagliare le origini di una questione quanto mai attuale e dunque non confinata al passato. L'attività di educazione alla memoria è un faro acceso da 60 anni che non permette che sulla storia del nostro recente passato cali l'oblio o la banalizzazione dei fatti. Offre ai giovani l'opportunità di conoscere meglio innanzitutto la storia italiana, perché anche in Italia è accaduta la Shoah, con l'arresto, la deportazione e l'uccisione di più di 700 bambini e bambine di età inferiore a 14 anni, colpevoli solo di essere nati ebrei. Ma non è solamente questo. L'attività alla memoria parla non solo ai ragazzi e ragazze delle scuole, ma a tutta la comunità, di dove possono condurre politiche all'insegna del disprezzo, della disuguaglianza e del razzismo e soprattutto del valore della responsabilità individuale di fronte al male. Nessuno da solo può combattere una dittatura o arrestare la violenza di massa, ma ognuno può fare la differenza con il suo comportamento, dal dissenso alla disobbedienza, dall'opposizione alla resistenza, fino a mettere in campo azioni di solidarietà e coraggio, come dimostrano le storie di tanti uomini e donne giusti, che il giorno della memoria ci chiede di ricordare come lampi nel buio e come speranza di un mondo migliore. Concludo con questo. Rimini, dal 14 gennaio 1961, è insignita della medaglia d'oro al valor civile, perché, si legge nelle motivazioni, subiva stoicamente le distruzioni più gravi della guerra e prendeva parte validissima alla lotta di liberazione, attestando col sacrificio di numerosi suoi figli la sua purissima fede in un'Italia migliore, libera e democratica. Dall'ottobre 1964 Rimini idealmente può appuntarsi un'altra onorificenza con altrettanto orgoglio. Quella di città che nel nulla e dal nulla ha cominciato un viaggio lungo 60 anni per dare il proprio contributo attivo al miglioramento di tutta la società. Si scrive educazione alla memoria, si legge civiltà. Portare entrambe queste medaglie è un compito non negoziabile per tutti noi, che rappresentiamo i cittadini e per la comunità riminese tutta. Chiudo quindi con un ringraziamento a tutti coloro i quali dal 1964 con questo progetto ci hanno resi orgogliosi di essere riminesi. Grazie davvero e grazie a voi per essere qui. Grazie al Sindaco. Dalla fine degli anni 90, quando in Italia matura un clima politico e culturale appropriato per porre la memoria della Shoah al centro della narrazione politica e quindi con l'istituzione del Giorno della Memoria, il Comune di Rimini decide di rafforzare il proprio impegno, anche usando le parole, quindi rinominando il progetto in attività. Un'attività è un'attività istituzionale, qualcosa che avviene sempre ogni anno perché è inserita nella politica di un'amministrazione pubblica. Questa volontà si è rafforzata ulteriormente negli ultimi anni attraverso la disponibilità della Presidenza del Consiglio Comunale a invitare i giovani delle scuole in Consiglio Comunale, dai più piccoli delle medie che lavorano su un progetto educativo sui giusti che proprio ieri è stato premiato all'Assemblea Legislativa di Bologna, fino ai più grandi delle scuole superiori che nella sala del Consiglio Comunale possono studiare, dialogare e confrontarsi. Quindi è con piacere che do adesso la parola alla Presidente del Consiglio Comunale, Giulia Corazzi. Buonasera a tutte e a tutti. Oggi siamo qui per celebrare un importante anniversario, ma tutti gli anni c'è un lavoro enorme in quella che è la Giornata della Memoria, che qua più che di una giornata prende il tempo di una settimana, ma anche più. Ed è una settimana intensa, fatta di incontri, fatta di momenti di confronto, di riflessione, un po' come abbiamo deciso di fare anche questa sera, quindi di rendere questo momento un momento vivo di partecipazione e di riflessione. Ma in particolare questa settimana è stato fatto uno spettacolo molto bello, a cui ho partecipato martedì,
Uno spettacolo che raccontava la storia delle aquile randagie e che si chiamava appunto Aquile randagie, credere, disobbedire e resistere. Uno spettacolo che, come vi dicevo, mi ha colpito molto nel profondo e che parla esattamente del motivo per cui siamo qui. Motivo che non è solo ricordare, non è solo celebrare una ricorrenza, come dicevo, ma educare e crescere insieme nuove generazioni affinché siano interpreti di questi valori e di come la solidarietà, la giustizia, che ancora oggi in questo mondo continuamente in guerra richiedono la stessa forza e la stessa tenacia per essere praticati e seguiti. Nel suo spettacolo l'autore Alex Cendron a un certo punto ha un momento come di sconforto e, ripensando probabilmente al presente, al momento in cui siamo, esce un po' dal suo personaggio e dice che l'uomo non cambia in fondo, non cambia mai. Un po' come quando Liliana Segre è intervenuta dicendo che un giorno nei libri di storia rimarrà soltanto appunto qualche riga a raccontare della Shoah. Più o meno lo stesso sconforto, lo stesso pensiero. Perché forse è veramente più facile dimenticare, evitare di studiare, di approfondire, di entrare nelle cause delle tragedie della storia della nostra umanità. È più facile, perché poi diventa anche più facile replicare ciò che è successo. A Rimini sono 60 anni che abbiamo deciso non solo di non dimenticare, ma, come dicevo, di rendere vivo, anno dopo anno, la memoria di una tragedia immensa che ha colpito migliaia di ebrei italiani ed italiani. La memoria deve essere qualcosa di vivo, deve essere esercitata, stimolata, deve essere continuamente portata ad un ulteriore punto, in modo da non poter essere relegata a quel rigo di un libro di storia. E i custodi per eccellenza Rimini di questa memoria sono da tanti anni i ragazzi e le ragazze che partecipano al progetto della memoria. Una scelta coraggiosa, fatta tra i primi in Italia, quella di affidare alle nuove generazioni il compito di rendere la memoria esempio e stimolo per essere dei cittadini migliori, delle persone migliori. Anche in Aquile randagie i protagonisti erano ragazze e ragazzi giovanissimi, come lo sono anche da noi a Rimini, ragazzi che non solo studiano la storia, non solo ripercorrono gli orrori della Shoah e del nazifascismo, ma sono ragazze e ragazzi che in questo progetto imparano cosa sia la giustizia, cosa significhi la solidarietà, riconoscere e distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. E un po' come era anche il titolo dello spettacolo, anche a pensare, disobbedire e resistere di fronte alle crudeltà della nostra società e del mondo. E noi siamo fortunati perché qui a Rimini lo fanno insieme, oltre a noi appunto, istituzioni, a tanti collaboratori come Elena, Laura, Fabio e tantissime altre associazioni in realtà che tutti i giorni collaborano insieme ai ragazzi per far sì che tutto questo sia possibile. E lo fanno, come dicevo, anche con noi istituzioni, dal sindaco Ceccaroni, come ricordava il nostro sindaco Jamil, che poi è stato anche lui pochi mesi fa ad Auschwitz, proprio perché questo progetto viva e abbia sempre più stimolo nelle istituzioni. Ed è anche il motivo per cui abbiamo deciso di portare questo progetto in Consiglio Comunale. Ringrazio i tanti consiglieri e consigliere che sono qui presenti questa sera a dare un'ulteriore prova appunto di presenza e anche di ascolto ai ragazzi che questa sera interverranno e che per tanti incontri, tante lezioni appunto si siedono nei loro banchi del Consiglio Comunale durante l'anno per poi arrivare a questa settimana dove un po' insieme a loro ci confrontiamo e insieme a loro ci viene un po' restituito tutto quello che hanno imparato e appreso durante l'anno. E come dicevo, questo progetto insieme a noi ha la responsabilità di educare dei cittadini che sappiano poi anche interpretare il mondo meglio di come l'abbiamo fatto noi. Per questo, se c'è una risposta alle guerre, alle tante ingiustizie e alle morti che oggi sono tragicamente intorno a noi, la si deve anche ritrovare nei progetti come questo, che non insegnano a prendere le parti di qualcuno, ma a ragionare, a comprendere e a mettere in pratica il contrasto ad ogni forma di odio, di ingiustizia o di discriminazione, puntando sempre alla continua ricerca della pace. Siamo onorati e quindi di seguire come istituzioni, come Consiglio Comunale, il percorso di questi ragazzi e di queste ragazze e di riporre nelle loro mani un futuro di pace e di equità. Allora, la Presidente del Consiglio Comunale ha fatto riferimento al tema che noi stiamo esplorando, stiamo approfondendo quest'anno con le ragazze e i ragazzi di Rimini. Ogni anno viene scelto un tema legato alla storia della deportazione della Shoah. Quest'anno abbiamo scelto il tema della disobbedienza.
partendo sempre da storie di adolescenti che hanno vissuto quei tragici fatti. Quindi come ragazzi e ragazze si sono comportati, quali sono state le loro scelte, quali sono stati i margini di dissidenza o di ribellione sotto regime fascista e sotto regime nazista. E la frase, il titolo in quel libretto che forse avete preso all'ingresso, che raccoglie tutto il programma dell'attività Educazione alla Memoria di quest'anno, qualcuno doveva iniziare, non è una frase così di lode, autocelebrativa, cioè qualcuno appunto Rimini doveva iniziare, che è anche vero però, ma sono state le ultime parole pronunciate dalla giovanissima studentessa tedesca Sophie Scholl, autrice insieme al fratello e a pochi altri studenti dell'Università di Monaco del movimento La Rosa Bianca. Sono le ultime parole che pronuncia prima di essere ghigliottinata a 20 anni, quindi abbiamo voluto ricordare appunto storie dei ragazzi. È stata usata la parola riflessione, che è naturalmente centrale nell'attività Educazione alla Memoria, quindi vogliamo regalarci un momento di riflessione con un ospite speciale che abbiamo invitato, la professoressa Milena Santerini, che intanto per me è un'amica di lunga data, ma è anche una persona che ha delle competenze particolari per aiutarci a riflettere sul tema dell'odio. Il titolo, peraltro, della sua relazione sarà La metamorfosi dell'odio, antisemitismo e razzismo oggi. Milena Santerini è stata a lungo docente di pedagogia all'Università Cattolica di Milano, grande studiosa, grande esperta di come si formano le mentalità e i linguaggi dell'odio, del razzismo, dell'antisemitismo. È vicepresidente del Memoriale della Shoah di Milano, che ha contribuito a realizzare con la comunità di Sant'Egidio. Partecipa, è membro di tantissime commissioni, ma vorrei citare che è stata nominata prima coordinatrice nazionale della commissione istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2020, su invito di Liliana Segre, una commissione per, diciamo, combattere, studiare, contrastare le nuove forme di odio razziale e antisemita. Quindi do la parola alla professoressa Santerini, che ringrazio perché è venuta appositamente per noi, deve partire subito perché domani mattina è relatrice a Roma al Quirinale. Quindi grazie Milena, prego. Grazie davvero, sono onorata di questo invito perché il Comune di Rimini è un comune speciale. Il suo impegno per la memoria è noto in Italia e in Europa, quindi grazie al Sindaco, grazie alla Presidente del Consiglio Comunale, grazie a tutta la Giunta e permettetemi un grazie speciale a Laura Fontana. Siamo amiche da tanti anni, condividiamo questo impegno per la memoria, quindi essere qui a celebrare, diciamo, i 60 anni di memoria di Rimini mi riempie veramente di orgoglio. E inizierò però forse con qualche discorso un po' scomodo. Siamo alla vigilia della giornata della memoria, che probabilmente è una delle più difficili degli ultimi anni. Si sovrappongono immagini di guerra a quelle della deportazione, dello sterminio degli ebrei d'Europa, insieme a Rom, Sinti, omosessuali, deportati politici, durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo il 7 ottobre e il conflitto Israele-Palestina, l'antisemitismo in Italia è triplicato e in Europa è aumentato di 1200 volte. Abbiamo visto svastiche scritte ingiuriose sui muri, vandalizzazione delle pietre d'inciampo con le storie di chi è stato deportato, insulti scritti sulle sinagoghe. Il terrificante attacco di Hamas ai civili e la guerra terribile che ne è seguita, con decine di migliaia di vittime, milioni di profughi, ci sconvolgono, sconvolgono il mondo. La strage di Hamas ha comunicato una volontà di annullamento. Quel tragico tutti, proprio tutti, bambini, anziani, malati, donne, programmato come obiettivo nella distruzione degli ebrei d'Europa, nella Shoah. Non si è trattato di un normale attentato, ma di un messaggio molto chiaro. La vita degli ebrei, in quanto ebrei, non conta. E la strage voleva evocare la Shoah e risvegliare le angosce che comunità ebraiche traumatizzate non hanno mai dimenticato. E in questo scenario alcuni si sono chiesti che senso ha celebrare il 27 gennaio. Il 27 gennaio 2024... è uguale alle altre giornate?
Per molti nel mondo ebraico sarebbe un'ipocrisia celebrare le vittime di ieri e non ricordare quelle di oggi. Da parte di altri, invece, la guerra in corso mostrerebbe il vero volto di Israele, al che alcuni sono arrivati a paragonare al nazismo. Quindi abbiamo due visioni del mondo completamente contrapposte. Quindi il 27 gennaio 24 non è una giornata della memoria come le altre, però siamo qui per celebrarla, per almeno due motivi, io credo. Il primo riguarda la verità storica e l'esigenza di evitare ogni distorsione, ogni annacquamento, ogni banalizzazione, lo diceva il sindaco, e anche credere che ci sia stato un nuovo olocausto. Certo, con l'attentato di Hamas per la prima volta ci si è trovati a paragonare la distruzione degli ebrei d'Europa durante la Seconda Guerra Mondiale a un evento successo dopo e agli ebrei stessi, mentre prima al massimo lo paragonavamo agli armeni, al genocidio degli armeni, a Ruanda. Ma noi crediamo, io credo, che l'unicità della Shoah non può essere messa in discussione per le caratteristiche del genocidio avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale, la programmazione scientifica, la volontà di annullamento, le modalità di esecuzioni e così via. E quindi non dobbiamo cedere alla distorsione della Shoah di oggi, da quella popolare, la stella gialla messa sul petto per dire non mi voglio vaccinare, all'equazione svastica uguale stella di David, alla riabilitazione di personaggi legati al fascismo e alle leggi razziali e così via. Ma se dobbiamo ribadire la singolarità e unicità dell'Olocausto, è necessario anche pensare che quella tragedia potrebbe ripetersi in altre forme, colpendo gli ebrei e altri popoli, e che la lezione dei meccanismi creati dai nazisti serve a illuminare tutti i genocidi, tutte le tragedie della storia, tutti degni di pietas e di compassione. Io credo che questa sia la lezione che voi avete dato negli anni ai giovani che visitavano Auschwitz, che lavoravano, che facevano teatro, che riflettevano sulla Shoah. Un secondo motivo per ricordare anche quest'anno, il 27 gennaio, è non rinunciare a credere che la memoria della Shoah sia ancora oggi, e forse ancora più oggi, un potente argine all'antisemitismo, al razzismo e alla violazione dei diritti umani. Dopo la distruzione degli ebrei d'Europa, noi non ci rendiamo conto della fortuna che abbiamo avuto. La storia è andata in un'altra direzione. Abbiamo avuto 70 anni di pace in Europa. Si è costruito un pensiero forte contro le discriminazioni, il razzismo, le esclusioni, che ha ispirato le dichiarazioni dei diritti umani, l'unità europea e la nostra stessa Costituzione. Gli ebrei stessi, nonostante il trauma, anzi a ragione del trauma, hanno dato un contributo decisivo alla causa della pace, della democrazia e dell'uguaglianza. Certo, non sempre il 27 gennaio ha saputo comunicare questa memoria nutrita di impegno civico, come io credo abbia fatto Rimini. Spesso si è preferito alla dimensione emotiva o retorica o celebrativa il dovere di dire cosa diciamo quest'anno per il 27 gennaio. Spesso la scuola o le istituzioni hanno evitato di affrontare i temi scomodi come la situazione medio orientale o la logica razzista che l'antisemitismo ci ha insegnato a riconoscere anche contro gli immigrati o gli esclusi di oggi. Per oggi c'è un gran bisogno di ricordare la Shoah per confrontare la memoria con la realtà attuale e ribadire la volontà di costruire una democrazia inclusiva per tutti. Questo è il messaggio profondo che dobbiamo comunicare alle nuove generazioni, perché non si riproduca quella logica del nemico che mette in pericolo in questo momento tutti noi, l'umanità intera. Se allora vediamo oggi le metamorfosi che l'antisemitismo assume in questo momento storico,
ci accorgiamo, ad esempio, che non si tratta, per quanto riguarda, ad esempio, una certa forma di antisemitismo che riguarda anche Israele, non si tratta della legittima critica ai governi israeliani o la legittima, doverosa solidarietà col popolo palestinese. Sembra invece che un odio antico, sordo e sotterraneo, mitologico e demonizzante, approfitti della guerra per riemergere e per colpire l'ebreo in quanto tale, di qualunque idea sia, come i kibbutzim pacifisti che aiutavano i palestinesi e che sono stati uccisi nell'attacco di Hamas. Per questo, e questo credo che sia una grandissima missione di Laura Fontana, bisogna fare attenzione al linguaggio, all'uso delle parole, corretto, sionismo, antisemitismo, genocidio. Dobbiamo usare bene le parole, c'è molto lavoro da fare a scuola su questo. Come un parassita, l'antisemitismo riemerge in occasione di una crisi e sparge odio in un organismo indebolito. Le teorie complottiste, specie sui media, sui social media, confermano in modo ossessivo che dietro ogni minaccia ci sono loro. È interessante notare però che, come sempre, il discorso antisemita è profondamente incoerente e contraddittorio, però capace di adattarsi con la ripetizione del suo schema narrativo ai cambiamenti storici. L'abbiamo visto col Covid. Il mondo ebraico ha prodotto il virus. No, non ha prodotto il virus. Anzi, no, non l'hanno, loro il virus non l'hanno preso. No, non hanno prodotto il virus. Hanno prodotto un vaccino che però faceva male, e così via. Rilevare l'irrazionalità dell'antisemitismo, però, non deve far dimenticare che esso ha prodotto nella storia sistemi strutturati di odio con una forte coerenza al loro interno. Come scrive Deborah Lipstadt, che è coordinatrice contro l'antisemitismo, come lo sono stata io, però negli Stati Uniti in questo momento, l'antisemitismo ha una struttura coerente ed è una passione eterogenea. Ha una struttura coerente ed è una passione eterogenea. Una volta che abbiamo deciso che il mondo ebraico, in modo mitico, è il nemico più grande di un popolo, tutto il resto assume una sua logica perversa, mirata alla realizzazione di un disegno apparentemente razionale. I meccanismi che hanno portato alla Shoah durante la Seconda Guerra Mondiale, d'altronde, sono stati devastanti nella loro efficacia e li conosciamo. Pensiamo all'autorizzazione, cioè quel meccanismo dell'obbedienza passiva per cui gli ordini che possono entrare in contrasto con la coscienza morale, e voi quest'anno avete lavorato sulla disobbedienza, proprio sul fatto che non possiamo cedere passivamente a ciò che contrasta la nostra coscienza morale. O pensiamo al concetto di routine, che da seguire non è una decisione personale. Io lo vedo naturalmente al binario 21, il memoriale della Shoah che ho contribuito a far nascere, e naturalmente noi li vediamo tutti i meccanismi della Shoah europea, perché quei treni che partivano da lì avevano bisogno di qualcuno che caricasse gli ebrei, i deportati politici, che alimentasse appunto di energia il treno, che ci volevano i capostazioni, e in tutte le tappe del treno in Europa fino a Auschwitz, Mauthausen, eccetera, ci volevano dei volenterosi collaboratori. Allora vado a chiudere. Quali forme, quali metamorfosi abbiamo oggi? Purtroppo un po' tutte le forme del vecchio antisemitismo sono presenti anche oggi. La prima, per esempio, l'antigiudaismo di matrice cristiana. L'accusa di deicidio accompagna pesantemente la storia degli ebrei. Nei primi secoli dopo Cristo si interpretò la loro sconfitta e dispersione come la conferma della condanna da parte di Dio per l'uccisione di Gesù. E da qui l'accusa di deicidio. Solo con il Concilio Vaticano II c'è stata una svolta profonda in questo senso. Nel Medioevo le accuse più irrazionali e calunniose, radicate nell'immaginario popolare, penso al rapimento dei bambini per togliere il sangue, per scopi rituali,
ecco, sono, hanno alimentato l'antisemitismo. Bene, se ora vedete voi su internet, nei social media, vedrete che ci sono immagini del 2020, 2021, 2022, 2023 che riproducono gli omicidi rituali dei bambini, come nel Medioevo, oppure immagini che appunto riproducono gli ebrei che avvelenano l'umanità con il virus, come nel Medioevo avvelenavano i pozzi per diffondere la peste. Siamo ancora lì. Ma la seconda forma è la più nota, quella che viene dall'antifascismo. Il sistema di odio che ha prodotto l'antisemitismo serviva, e come serviva, a dare sicurezza, identità, unità contro il nemico esterno. È stato il sistema nazionalsocialista in Germania tra il 33 e il 45, basato sulle teorie della razza. Noi oggi abbiamo eretto una diga, ci siamo detti mai più, e contrastiamo l'antisemitismo e il razzismo biologico. E sono rari, specie giovani, che si riconoscono antisemiti o razzisti in senso razziale. Io, antisemita, razzista, lo troviamo orrendo. Eppure, però, nel linguaggio, nel pregiudizio sottile, nella derisione, nella mitologia, nell'idea cospiratoria, purtroppo ritorna. E qui vado appunto al potere economico, alla cospirazione. L'hate speech è sul web, e sul web trova un habitat favorevole. Si dice, ma il linguaggio d'odio c'è sempre stato, è un discorso da bar. È. Ma la capacità di amplificazione che danno i social media non ce l'hanno i discorsi di strada o del web o da bar. E quindi in questo momento gli haters stanno scatenandosi e non vogliono incorrere nei divieti di legge, allora si nascondono, usano delle metafore, usano dei simboli, ma purtroppo la stessa struttura dei social favorisce questa radicalizzazione. E allora favorisce che cosa? La cultura dell'esclusione, appunto noi e loro. L'uso della ripetizione. Sapete cosa diceva Hitler nel Mein Kampf? Per convincere il popolo occorre comunicare pochi contenuti essenziali, di livello incomprensibile a tutti, e ripeterli continuamente. Ecco gli slogan. E ecco anche il web. Pochi, ma ripetute continuamente. Poi c'è la manipolazione emotiva. Noi sappiamo benissimo che purtroppo le grandi piattaforme fanno business sul nostro odio, hanno bisogno di intensità emotiva, se no noi non clicchiamo, noi non intensifichiamo l'engagement, e quindi le emozioni possono essere positive, ma più spesso sono negative. E allora l'ultimo, diciamo, tema che troviamo su internet, che troviamo come forma, metamorfosi dell'antisemitismo oggi, è la disumanizzazione. E allora trovate una strategia d'odio per cui spogliamo l'altro della sua individualità. Perché? Perché altrimenti l'essere umano non è spontaneamente sadico, non gioirebbe a veder deportare o uccidere un bambino. E allora dobbiamo spogliare l'altro della sua umanità in modo che sia accettato, che lo si possa perseguitare. Ecco, allora l'idea cospiratoria che vediamo nel web è un'idea religiosa, ma per fortuna non più cristiana, però ha una forma mitologica che dobbiamo rintracciare. E dobbiamo lottare nelle scuole contro il complottismo, dare strumenti di analisi razionale, rigorosa ai ragazzi, non solo contro il terrapiattismo, ma contro queste idee così light. Gli studenti a volte mi dicono, professoressa, ma è black humor. Quando metti la maglietta della squadra avversaria Anne Frank, io non lo so, non mi piace come humor,
perché cosa vogliono dire? Cosa vuole dire la squadra di calcio che lo fa? Sei una siete falliti, siete vittime, siete perdenti, come i bambini deportati durante la Shoah. A me non fa ridere e soprattutto indebolisce le nostre difese, perché ridendo noi accettiamo molto di più l'esclusione e la discriminazione. Allora concludo. Come tutte le emozioni umane, l'odio ha un'origine evolutiva. Nasce per difendere la specie, cioè nasce perché così noi reagiamo a un pericolo immediato in modo rapido, perché non abbiamo tempo di pensare. Ci fa provare delle reazioni di paura e di aggressività per difenderci. E la nostra mente presenta due sistemi. Uno è questo, il sistema 1, che ci porta a reagire spontaneamente, rapidamente, e ci permette di far fronte a un pericolo. E invece il sistema 2, che è quello più riflessivo, più logico, più rigoroso, non intuitivo, quando abbiamo tempo. Nel sistema 1 sono presenti emozioni come rabbia, paura, disgusto, ma noi, come umanità, ma è possibile che dopo milioni di anni siamo ancora in preda quasi solo al sistema 1 e non esercitiamo una capacità non di eliminare le emozioni che sono importanti, ma di integrarle in una razionalità più controllata. L'eccitazione emotiva appunto ci porta a vedere nell'altro un nemico. E allora dobbiamo sperare che questa integrazione, diciamo, tra emozioni primitive e capacità di pensiero avvenga per tutte le forme di odio, non solo per l'antisemitismo. Non è l'unica forma di odio. C'è il razzismo verso i gruppi minoritari, bersaglio. C'è la misoginia contro le donne. C'è l'omofobia. C'è l'islamofobia. C'è l'antigitanismo contro i Rom. L'antisemitismo ha alcune cose in comune con queste forme, con questi ismi, ma anche le sue specificità. E naturalmente la storia della Shoah ci ha mostrato l'estrema a cui si può arrivare quando si coltiva l'odio. L'avversione verso il mondo ebraico in Europa non è mai scomparsa, ma è purtroppo nascosta, strutturale e pronta a riemergere nei momenti di crisi, nella guerra, nelle epidemie. E noi non dobbiamo, come diceva la Presidente del Consiglio, alimentare lo sconforto dei sopravvissuti, perché fa male sentire Liliana Segre dire «ma non è cambiato niente». Al contrario, noi dobbiamo chiederci se veramente è inevitabile accettare questo odio che mina la nostra società democratica basata sulla Costituzione. E quindi i nazisti lavoravano al progetto di un mondo senza ebrei. Noi forse possiamo avere il coraggio di ardire a costruire un mondo senza antisemitismo. Grazie. Grazie Milena Santerini. Allora io invito adesso la Presidente del Consiglio Comunale, il nostro Sindaco e la Professoressa Santerini ad accomodarsi in platea. Tra qualche minuto daremo spazio alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, perché è giusto ascoltare anche le loro voci. Prima però continuiamo un po' questo viaggio di racconto per raccontare appunto come è iniziato tutto e come tutto poi è cambiato. E quindi adesso vi facciamo vedere un contributo video, il primo di due contributi video molto brevi realizzati da Icaro TV, che ci fa vedere appunto anche i protagonisti che hanno dato un enorme contributo e impulso a questa attività. Io sapevo che nei primi anni 60 il professor Gambini aveva accompagnato questi studenti. Quando entrai in segreteria del sindaco Ceccaroni, Gambini era assessore alla pubblica istruzione. E allora parlò subito con me perché voleva riprendere questi viaggi. E quindi da lì tutti gli anni facevamo questo viaggio, lo preparavamo con le scuole.
I nostri viaggi erano quelli di Mauthausen, anche Dachau, siamo andati anche in Germania, Dachau, Mauthausen, poi in Austria c'era Ebensee, Hartheim, Gusen, e quindi abbiamo visto i campi tra i più significativi, quelli che proprio creavano una tensione, creavano anche un interesse dei ragazzi, perché io mi ricordo che uno quando tornammo mi disse: adesso devo mettere a posto la testa, perché quello che ho visto, mi ha detto. Dentro di me disse: non bisogna puntare sull'orrore, cioè di fargli vedere le cose orribili, no? Devono arrivare, cioè, motivati razionalmente, cercai sempre di arrivare alle origini, perché io preferivo che loro capissero che non erano tutti pazzi, erano fanatici che avevano aderito a questa ideologia nefasta. Fino alla fine degli anni 90 l'iniziativa di attività educazione alla memoria è stato il viaggio studio. Poi, man mano che ci siamo allontanati dall'epoca dei fatti, è cambiato tutto, perché ci siamo resi conto che mancava una conoscenza più profonda della storia. I ragazzi non studiavano la storia della Seconda Guerra Mondiale, della Shoah. Si stava preparando il giorno della memoria. Quindi alla fine degli anni 90 io e Giorgio Giovagnoli abbiamo iniziato a occuparci di Auschwitz, di Shoah, realizzando un primo grande convegno a Rimini nel 99 e poi nel 2000 un viaggio studio per insegnanti che non era mai stato fatto ad Auschwitz, con la realizzazione di un video dedicato a Shlomo Venezia. E da lì poi è venuta l'idea di sviluppare una vera e propria attività istituzionale, cioè un programma educativo e culturale che si rivolge a tutti i giovani, non solamente a quelli che andranno al viaggio studio, ma anche all'intera cittadinanza. Ci siamo resi conto che serviva una conoscenza storica più approfondita, quindi abbiamo iniziato a organizzare a Rimini delle attività anche scientifiche di studio proprio della deportazione della Shoah e abbiamo avviato delle collaborazioni molto importanti, non solo con la Fondazione CEDEC di Milano, ma col Memoriale della Shoah di Parigi, con Yad Vashem. Questo ha fatto sì che Rimini diventasse piano piano nel tempo anche un centro di studi, un centro quindi di riflessione su questi argomenti storici e soprattutto abbiamo capito l'importanza, il privilegio di avere ancora in vita i sopravvissuti della Shoah. Liliana Segre è venuta tante volte a parlare ai ragazzi di Rimini, Shlomo Venezia, Ida Marcheria. Quindi ci sono state attività che hanno veramente coinvolto migliaia di persone e hanno iniziato a seminare quella cultura della memoria che poi è diventata responsabilità attraverso un'attività molto completa e molto articolata. A cavallo tra gli anni 90 del XX secolo e l'inizio del nuovo millennio, la trasformazione che ha comportato un cambiamento anche di ruolo, di peso programmatico dell'ufficio di Rimini, ci ha in qualche modo investiti come istituto nella collaborazione, in una stretta collaborazione per fornire supporto per quanto riguarda la formazione di insegnanti e studenti in primis, ma anche per fornire un background importante per la realizzazione di iniziative per la cittadinanza e per la collettività, con l'obiettivo comune di valorizzare la memoria del Novecento in senso lato e più nello specifico delle tragedie, degli orrori del XX secolo. Questo cambiamento, queste novità hanno consentito all'Istituto anche di allargare la sua missione. Ecco, abbiamo avuto l'occasione anche per affrontare argomentazioni di più ampio respiro, sempre però legate alla storia del Novecento, che è una storia per tanto tempo, e sostanzialmente è tuttora, molto negletta a livello scolastico. Per cui, ecco, l'Istituto ha sentito anche come proprio compito, tra le priorità, quello di colmare questo vuoto di conoscenza. Posso dire che sono stata la testimone diretta di quello che è stato una svolta totale del progetto, che inizialmente era un viaggio studio per le scuole superiori di Rimini, una iniziativa bellissima, lodevole, pionieristica, perché nel 1964 la città di Rimini è stata la prima città a organizzare questi viaggi e poi l'amministrazione a continuare questo suo impegno per un arco di tempo così lungo che ancora è tuttora funzionante.
un progetto rivolto esclusivamente agli studenti e alle scuole è diventato pian piano un progetto di educazione alla memoria, di formazione. Gli studenti non venivano più scelti dagli istituti scolastici, ma erano loro che di loro spontanea volontà decidevano di partecipare a quella che sarebbe stato un percorso formativo che durava per tutto l'anno scolastico praticamente. In più, mano a mano che gli anni passavano, si arricchiva, il progetto si arricchiva di iniziative collaterali, quindi che comprendeva tutte le arti, dal cinema al teatro, alle conferenze, alle lezioni magistrali. Quindi il progetto è diventato da una cosa scolastica e per gli studenti rivolto a tutta la città. E ha fatto conoscere Rimini fuori dal territorio, fuori dall'Italia, all'estero. Bene, abbiamo ascoltato le voci di alcuni colleghe e colleghe che hanno fatto grande questo progetto, hanno fatto sì che potesse continuare. Avete visto quindi anche il ruolo dell'Istituto Storico della Resistenza nel affiancarci dalla fine degli anni 90. Che io ricordi, e sono più di 30 anni che sono in comune e me ne occupo, questa attività è sempre stata seguita direttamente dal sindaco, qualche volta anche dall'assessore alla pubblica istruzione. Da pochi anni però è stata fatta un'ulteriore scelta, veramente illuminata e coraggiosa, di nominare un assessore specifico con delega all'attività educazione alla memoria. Noi abbiamo un'assessora, che invito adesso sul palco, Francesca Mattei, che si occupa non solo di questo, ma ha anche molte altre deleghe, però questo vi dimostra proprio l'attenzione e il rafforzamento dell'impegno nel seguire questa attività. Prego Francesca. Ti lascio presentare. Il ruolo della donna nella guerra, l'odio e il razzismo, la memoria e il presente, l'umano e l'inumano, la disobbedienza civile. Sono solo alcuni dei temi trattati dal 1964 ad oggi durante i seminari del progetto di educazione alla memoria. Eppure questi temi sono assolutamente presenti rispetto al contesto attuale. Infatti ancora oggi si verificano numerosi episodi di odio e discriminazione, dalle più subdole offese nei luoghi che frequentiamo quotidianamente, ai più violenti conflitti armati. Ad oggi ne contiamo 59 nel mondo, caratterizzati da crimini contro l'umanità, interi popoli minacciati e minoranze marginalizzate. Per questo motivo, in un periodo in cui abbiamo bisogno di pace più che mai, è importante riflettere sui momenti drammatici della storia dell'umanità e del nostro Paese. L'approccio che il Comune di Rimini ha utilizzato finora e che continuerà ad avere è quello di educare i giovani della nostra città, in una fase della crescita in cui si sviluppano opinioni, spirito critico e senso di appartenenza ad una comunità. Crediamo fortemente che affrontare un argomento storico come l'Olocausto possa contribuire a costruire una futura società più consapevole e responsabile, come testimonia anche chi ha preso parte al progetto. Il progetto di educazione alla memoria trova il suo culmine nel viaggio, esperienza in cui si può toccare con mano ciò che i ragazzi hanno studiato. La preparazione è molto più ampia rispetto a quella prevista dai programmi scolastici, prevede seminari, incontri, spettacoli, proiezioni e da quest'anno, grazie ad Alcantara, laboratori teatrali. Una formazione specifica non solo sui fatti storici in sé, ma per comprendere le motivazioni che hanno portato a tale tragedia disumana, cercando di immedesimarsi, anche per poche ore, nel clima di terrore e odio del nazifascismo. Educare tramite le emozioni e le sensazioni è ciò che rimane più impresso e che veramente può influenzare le nostre scelte e il nostro ruolo attivo nella società. Come ci insegna il seminario che i ragazzi stanno frequentando in questo anno scolastico, in alcune situazioni è necessario prendere scelte coraggiose e disobbedire contro le discriminazioni, così come hanno fatto tante e tanti giovani durante il nazifascismo. Oggi, in un momento di precarietà e rapido cambiamento, viviamo ancora situazioni di violenza e intolleranza e ciò deve farci riflettere su quanta storia dobbiamo ancora studiare e soprattutto dobbiamo essere in grado di attualizzarla
portarla tra i banchi di scuola, nei luoghi di lavoro, negli spazi culturali della città. Il vero valore del progetto di educazione alla memoria è proprio questo. In 60 anni di attività il progetto non è invecchiato, ma al contrario ha saputo rinnovare continuamente i metodi educativi, i temi trattati e attualizzarli al contesto storico e ai contenuti più cari ai ragazzi. Negli anni le attività si sono aperte ad un pubblico sempre più ampio, con tante iniziative rivolte alla cittadinanza intera, diventando motivo di orgoglio per Rimini e facendo conoscere la nostra città a livello internazionale per la ricerca e l'impegno per valorizzare il giorno della memoria. Nonostante un grande salto di qualità, abbiamo sempre mantenuto alta l'attenzione sull'educare, investendo prioritariamente sui giovani, che sono i cittadini del presente e del futuro. Come diceva anche il sindaco, 10.000 sono gli studenti che hanno preso parte ai seminari nell'arco di 60 anni, 2.500 coloro che sono partiti per il viaggio nei luoghi della memoria. Ma dietro ad ognuno di questi numeri ci sono ragazzi che con coraggio hanno deciso di approfondire un capitolo buio della nostra storia, ma anche di riscoprire valori come l'identità e l'altruismo. Ragazzi consapevoli che sono diventati cittadini attivi e responsabili. Questo è il grande valore del lavoro che l'amministrazione sta facendo da 60 anni ad oggi, crescere ed educare giovani affinché le loro decisioni, dalle più piccole alle più importanti, siano prese con spirito di intraprendenza e vivacità, ma anche consapevolezza e coerenza. Tutto ciò è stato possibile solo grazie alle persone che ci hanno creduto e hanno portato il loro contributo umano e materiale, da chi ha avuto la volontà politica di dar vita al progetto, ai funzionari che l'hanno sostenuto con anima e cuore, fino ai ragazzi che hanno sempre partecipato con grande curiosità e rispetto. L'augurio è che l'interesse si mantenga sempre alto affinché sempre più giovani possano intraprendere questo percorso. Cito Liliana Segre per un appello ai ragazzi qui in sala. Cari ragazzi, tocca a voi. Prendete per mano i vostri genitori, i vostri professori. In questo momento di incertezza, prendete per mano l'Italia. Questa frase è contenuta nell'ultima testimonianza pubblicata dalla Segre, Ho scelto la vita, e trasmette un messaggio di coraggio e speranza alle giovani generazioni. Se questo vuole essere un messaggio per il futuro, permettetemi un ultimo piccolo tuffo nel passato. In occasione di questo anniversario abbiamo deciso di raccogliere alcune testimonianze molto preziose di chi ha avuto la fortuna di affrontare il viaggio nei luoghi della memoria in passato, dal 1964 ad oggi. Racconti di come questa esperienza ha influito non solo nella vita dei ragazzi, ma soprattutto nella vita adulta, come cittadini, come fratelli, sorelle, genitori, come lavoratori e come professionisti. Racconti di amicizie che si sono create durante il viaggio e che durano ancora oggi. Racconti di sensazioni vissute che hanno plasmato i propri valori. Ecco alcune testimonianze. Il viaggio era un premio, quindi era ovvio andare. Diciamo che non sapevo esattamente cosa stavo facendo quando sono partito. Però è stata un'esperienza in cui ho capito cosa stavo facendo. L'ho capito perché dalla formazione scolastica di questa vicenda del nazismo non sapevo molto, forse qualche flash in famiglia, ma diciamo che l'ho scoperto vedendolo ed è stato molto, è stato quasi traumatico, ecco, perché non a 17-18 anni non ci si aspetta che l'uomo possa fare le cose che avevamo visto. Quando mi hanno proposto di fare questo viaggio, quello che mi ha, diciamo, invogliato a partecipare è stato il fatto che, avendo già studiato sui libri l'Olocausto, mi incuriosiva poter vedere i luoghi dove erano magari successe le cose narrate nei libri di storia. Il problema è stato scoprire cose che sui libri non ci sono, quindi cose che sui libri di storia non si imparano, perché eravamo accompagnati da una guida deportata all'epoca che ci ha raccontato tanti dettagli, tante situazioni che sui libri, ovviamente, cose vissute di persona da chi era lì in quel momento, non c'erano. Ho visto tanta morte, ho respirato tanto freddo e tanta morte quando ero dentro ai campi di sterminio.
una cosa che mi ha colpito tanto è stata Mauthausen entrare nelle camere a gas. Cioè era freddo. Freddo come quando tocchi una persona che se n'è appena andata. Il progetto di educazione alla memoria mi ha lasciato dei bellissimi ricordi. Per quanto riguarda il viaggio a Berlino, ricordo le passeggiate all'interno del monumento alla memoria, che sono state silenziose, però allo stesso tempo molto rumorose internamente. Per quanto riguarda il progetto in generale, mi ha dato delle nuove competenze e la capacità di acquisire dei nuovi filtri da applicare alla realtà, specialmente per le mie esperienze all'estero, che sono durate diversi anni. L'esperienza di viaggio a Berlino è stata sicuramente molto interessante, soprattutto perché eravamo tante persone, una quarantina di ragazzi, quarte e quinte superiori, e ci si scambiava ovviamente opinioni, pareri, ma anche il vissuto quotidiano. Tutti quanti avevamo insegnanti diversi, partivamo da basi diverse, e avere una guida che ci ha aiutato a raggiungere degli obiettivi diversi, un approfondimento più specifico, ci ha dato sicuramente modo di ampliare i nostri orizzonti. Quello che apprezzai molto del corso fu lo spiegarci la matrice dalla discriminazione, magari anche banale, a uno sterminio. Quindi il processo con il quale si crea discriminazione e poi uno sterminio su scala globale fu un po' anche ciò che mi portò a scegliere di lavorare ora per le Nazioni Unite, e dove appunto lavoro perché fondamentalmente questo processo è un processo abbastanza visibile ancora tuttora nelle discriminazioni odierne, che ovviamente non arrivano a quel livello di crudeltà, però una discriminazione del genere io la posso osservare sempre durante il mio lavoro e durante anche la vita quotidiana. Molti dei ragazzi con cui viaggiai sono tuttora i miei migliori amici. È incredibile pensare come, nonostante per un anno con questi ragazzi e ragazze affrontiamo temi molto difficili, molto dolorosi, nascano delle amicizie che durano tutta la vita, e ancora oggi quando incontriamo ex partecipanti ci dicono una frase che sembra veramente molto particolare: è stato il viaggio più bello della mia vita. Quindi questo bello insieme al dolore vissuto sta nell'esperienza, perché noi li prendiamo per mano, stiamo con loro, ascoltiamo le loro domande, facciamo anche noi delle domande, e quindi insieme a loro cresciamo, cambiamo e da loro impariamo. Ora vedete che stanno cambiando velocemente il palco e si conclude questo incontro con l'ultima parte, che credo sarà per tutti la parte più emozionante, ne sono convinta. Come sapete, come abbiamo detto, ogni anno il Comune di Rimini organizza e finanzia, insieme a tanti sostenitori che poi ringrazierò uno per uno, organizza un viaggio. Il viaggio è tutto il percorso, quindi non è solamente quando si sale sul pullman o sull'aereo per andare a visitare il luogo del crimine. Il viaggio incomincia dentro di noi, quando iniziamo a studiare la storia. E quindi noi lavoriamo tutto l'anno con più o meno 130-150 studenti e studentesse, poi si forma il gruppo e si va al viaggio. E nel mese di ottobre, 48 ore prima che succedesse il tragico 7 ottobre, appunto, tra Hamas e Israele, noi eravamo a visitare il campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz insieme al nostro sindaco. Con questi ragazzi e ragazze abbiamo quindi vissuto un'esperienza che ogni anno, anche per noi che li accompagniamo, è sempre diversa, perché siamo noi diversi. Cioè il luogo può essere anche identico con le sue trasformazioni, ma noi portiamo con noi delle nostre domande, il nostro vissuto, la nostra sofferenza, che i ragazzi poi raccontano. E allora ogni anno io mi stupisco di come
accada sempre la stessa cosa, cioè si arriva a visitare ciò che resta del crimine, quello che resta di un luogo terrificante, e di primo acchito si rimane quasi forse anche un po' delusi, perché il luogo naturalmente è cambiato, il luogo è un luogo visitato, è un luogo abitato. Bisogna quindi entrarci con la storia, con l'accompagnamento di qualcuno che ti racconta che cosa è successo, per poi iniziare effettivamente a capire anche con l'emozione, non solo con l'intelletto, di che cosa è stata quella storia. Noi facciamo sempre notare una cosa ai ragazzi che io ho imparato da Giorgio Giovagnoli, che è qui, quando sono stata la prima volta con lui a Gusen, ovvero come un paese cura la propria memoria storica o non la cura o la disprezza. E io mi ricordo, Giorgio, ti ricordi, una delle cose che tu mi hai insegnato quando siamo andati in pullman, mi hai detto: bisogna fermarsi vicino al bar, scendere, scendi tu dal pullman o scendo io, vai al bar a chiedere la chiave di Gusen. Giorgio, te lo ricordi? E quindi si entrava al bar di questo paese dove c'era uno dei più terrificanti campi di concentramento del sistema Mauthausen, dove migliaia di deportati, tra cui italiani, sono stati barbaramente uccisi. Il barista faceva le birre, i caffè, eccetera. Tu gli dicevi: scusi, mi dà la chiave di Gusen? Lui si girava dove c'era la chiave del bagno, ti dava un po' scocciato la chiave e tu aprivi questo piccolissimo spazio che sopravvissuti italiani hanno pagato al comune di Gusen in Austria, ricomprandosi un fazzoletto di terra per conservare almeno pochi resti, resti della camera gas, resti del forno crematorio. E questa cosa è sconvolgente, perché ci fa capire che i campi di concentramento e di sterminio non sono stati creati nel deserto del Sahara, non sul pianeta Marte, ma in mezzo alla popolazione, in una società civile che sapeva che esistevano e che nel dopoguerra ha deciso se distruggerli, dimenticarli oppure conservarli. Quindi sono domande che poi riguardano come noi oggi ci occupiamo di quello che accade sotto i nostri occhi. Se noi siamo pronti, non dico nulla. Adesso invito sul palco alcuni ragazzi e ragazze che sono stati ad Auschwitz e che hanno poi lavorato insieme a Anna e Damiano di Alcantara. Una natura che non sparisce, ma torna ad ogni stagione più presente di prima, parlando in tutte le lingue. Parla attraverso il vento, i bianchi alberi di betulla, la teatrale tristezza dei salici piangenti. Tutto rinasce, prosegue, va avanti. Terra, erba, ciottoli, sassolini, fiori, alberi, luce, colore.
piccole case, giardini. La natura attorno a me rinvigorisce, il canto del vento, la musica della vita. Questo luogo risplende nel sole autunnale, come un bruco che si muove tra le foglie o gli uccelli che volano in cielo. Camminiamo accanto ai binari. Adesso tutto tace. Si sente solo un passo, poi un altro e ancora uno. I nostri sospiri. Portati dal vento, percepisco suoni indefiniti e lontani. Uno sparo. Un grido. Mi trovo in un bosco di betulle. Potrebbe sembrare un'area verde di una qualsiasi città. Un posto riparato dai raggi del sole che rendono questa giornata d'autunno così afosa. Uno spazio intimo, lontano dagli edifici degli uomini e del suo progresso. L'unico suono è quello dell'erba che si muove, delle foglie, degli alberi che seguono la spinta leggera di quel piccolo flusso di vento. Eppure sento qualcosa in questo vuoto, una sensazione di pesantezza, un'energia che dal terreno mi spinge ad alzare lo sguardo e guardare al di là di quegli alberi rigogliosi e quieti. Finalmente capisco dove mi trovo. Auschwitz, Birkenau. La sensazione che sento è la forza di quelle vite che si trovano ancora qui, anche se io non posso vederle. La strada che ora percorro fu percorsa da migliaia di piedi. Quella forza, adesso, io la sento vibrare. Tum, 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 tum. A ritmo va il cuore. Un silenzio rumoroso. Il battito del sole e il vento dolce tra le foglie. Una dolcezza tangibile e, ancora, l'odore pungente del fumo. Un grido lontano. Un sussurro. Ricordami, ricordami. Com'è possibile che in un luogo di tale armonia sia avvenuto un tale massacro? Bianco candido, che offusca agli occhi qualche macchia nera d'ombra. Le betulle imponenti mi guardano timidamente, come se fossero colpevoli di atti atroci. Guardo attorno a me ogni particolare. Il mio sguardo si appoggia su una betulla diversa dalle altre. Sembra emanare più luce, come se volesse farsi bella ai miei occhi, come se volesse stonare in quell'ambiente triste. Le sue foglie non cadono e nel tronco imponente spuntano dei piccoli germogli pieni di vita, come a primavera. Camminando in questa distesa di distruzione, sembra che si sprigioni una profonda e melanconica melodia, come una corda tesa di violoncello che inizia a vibrare possente ma discreta. E quell'armonia tra la musica e il fruscio delle foglie di betulle accarezzate dal vento, tra la natura e il filo spinato, quell'armonia ti colpisce nelle viscere, proibendoti di rimanere indifferente e costringendoti a guardare davvero. Le emozioni con le quali stiamo colmando questo luogo sono talmente forti e palpabili da riempire il silenzio che verrà a seguire. Tutto è contrasto, vita e morte.
Non c'è mai niente di vuoto e silenzioso qui. Tutto urla e parla da sé. Non c'è mai niente di vuoto e silenzioso qui. Tutto urla e parla da sé. Siamo nel campo di Auschwitz-Birkenau. C'è il sole e fa caldo. Solo un vento leggero. Nessuno parla. Siamo circondati da baracche e dal verde. Vicino a noi il filo spinato. Ascoltiamo il racconto della nostra guida. Ci parla di Sami Modiano, sopravvissuto, che proprio lì ha incontrato sua sorella Lucia, prima che venisse uccisa. Quella sera non ho mangiato la mia razione di pane e con grande gioia ho deciso di darla a lei. L'ho avvolta in uno straccio e gliel'ho tirata dall'altra parte del filo spinato. Lei l'ha presa e ha fatto il gesto di abbracciarmi. Mi teneva stretto, dondolava. Ci siamo fatti dei gesti, ci siamo capiti. Poi ha richiuso il pane nella stoffa e me lo ha ritirato indietro. Vedo ancora quell'abbraccio e lo sento ancora adesso. Una cosa di tenerezza infinita che non ho parole per spiegare. Ogni sera tornavo ad aspettarla, ma lei non sarebbe mai più venuta. Ho dovuto ammettere a me stesso che se n'era andata. Lo aveva fatto in punta di piedi. Il sole sta per tramontare sulla lunga camminata a Birkenau. Ricordare le vittime che hanno compiuto quella stessa strada, con solo la morte nel cuore, mi provoca irritazione, quasi rabbia, verso tanta quiete e tanta bellezza. La natura sembra aver divorato le atrocità. La natura vive, si riprende tutto. Zalmen Grandowski è un prigioniero del Sonderkommando. Muore ad Auschwitz nel mese di ottobre 1944, probabilmente durante una rivolta. I suoi manoscritti, che aveva sepolto vicino ai crematori per testimoniare la verità, sopravvivono e vengono ritrovati subito dopo la guerra. Perché? E a fare cosa vieni qui, estranea e crudele luna? Perché splendere oggi, con tutto il tuo chiarore e il tuo incanto? Dovresti velarti di nuvole, a lutto, e non offrire più la tua luce a questo mondo. Dovresti piangere assieme alle vittime, fuggire dal mondo, scomparire nel cielo più alto e non mostrarti mai più a questa umanità maledetta.
che regni per sempre l'oscurità, che un dolore eterno cali sul mondo. Così come il mio popolo è stato condannato a un lutto per l'eternità, il mondo intero non è degno. L'umanità intera non è più degna di godere della tua luce. Devi cessare di rischiarare questa terra, dove l'uomo è trattato con tanta feroce barbarie, senza motivo né ragione. Non devono più vedere la tua luce gli uomini, che si sono trasformati in bestie selvagge e sanguinarie. Per loro non dovresti più brillare. E che nuvole nere oscurino per sempre il cielo. Il lavoro rende liberi. Liberi dalla dignità. Liberi dal proprio io. Auschwitz 1. Solidi edifici in mattoni rossi, anziché le fragili baracche in legno di Birkenau, con i suoi viali e vialetti ordinati. Blocco 4. Vestiti, oggetti di tutti i giorni. Capelli, tantissimi, montagne di capelli. Impotente, insignificante, inadeguata. Così mi sento di fronte a quella parete che riunisce insieme i ricordi di tutte quelle donne. Lacrime, brividi, paura, rabbia. Vite di donne spezzate, calpestate, cancellate senza ripensamenti. Le avrei volute abbracciare, consolarle, infondere speranza nel loro cuore, proteggere i loro figli, i loro fratelli. Invece sono lì, incapace di reagire, vulnerabile, ospite della loro tristezza e del loro destino. Avere prove concrete del destino di queste donne, vedere con i miei occhi una partenza senza ritorno, l'ultimo viaggio, risate spezzate, infanzie distrutte. Tante foto, volti e delle scarpe allacciate tra loro. Sento un urlo, qualcuno che chiede aiuto. Ed io sono impotente, al poter solo capire quello che è successo. Blocco 27. Poiché eravamo gemelli, ci tenevamo stretti l'uno all'altro. Poiché eravamo sorelle, dipendevamo l'una dall'altra. Poiché eravamo una famiglia, non ci siamo lasciati andare. Così riportava Eva Moses Kor, sorella gemella di Miriam Kor, entrambe sottoposte all'età di 10 anni agli esperimenti del dottor Mengele. I bambini, la forza del futuro, la spensieratezza, l'innocenza, il loro mondo a colori, dove chiunque è felice. Tutto questo non vale per loro. I loro disegni sono scuri, neri. Non c'è il sole, ma un soldato minaccioso. C'è un treno che odiano. Ci sono bambini impiccati. Sono spaventati e senza più infanzia. Ora sono senza età, cristallizzati nel tempo. Le scalette su cui salivano i bambini per andare a dormire perché non ci arrivavano. I lavatoi fatti su misura per loro. Le voci, i disegni. Nessuno ha avuto compassione, nemmeno per i bambini. Con la sola colpa insensata, colpa di essere nati. Una lunga fila di volti, le foto di Willem Brasse, internato polacco promosso a fotografo dei detenuti. Prima di lasciare Auschwitz, nascose le sue pellicole, che nel 1945 finirono in mano agli uomini dell'Armata Rossa. Il volto dolce e smarrito di Czesława Kłoka, polacca, 14 anni, picchiata e uccisa, perché non capiva la lingua. Non capiva semplicemente perché si trovasse lì. Czesława si asciuga le lacrime,
Si pulisce il volto prima dello scatto. Immaginare una storia diversa per lei. Piangere. Era freddo e il silenzio ci avvolgeva quando fermi, immobili, eravamo davanti al muro del pianto, persi a pensare e cercare di capire. Auschwitz 1, ultimo blocco. Davanti a me un libro lungo 5 metri e alto 2. Dentro ogni nome ritrovato delle vittime dell'Olocausto. 4 milioni di nomi. Pagine su pagine di sofferenza. Alcuni dei nostri compagni di viaggio trovarono il proprio cognome tra le pagine di quel libro. Si ascoltano le storie, si rimane sospesi nella difficoltà, una insormontabile difficoltà nel comprendere il perché. Cracovia. Imponente, marmorio, freddo, si erge davanti ai nostri cuori curiosi che si seguono in fila indiana. Tutto il resto intorno è una distesa di verde florido. Non sembra neanche una mattina di ottobre nel campo di concentramento di Plaszów. Ci avviciniamo, stiamo lì sotto con la faccia all'insù, sovrastati da un blocco di pietra. Ma quella non è pietra, sono persone. Riconosco lo sguardo chino sul terreno. Sul loro cuore è scolpito un taglio. I pugni serrati sembrano ancora vivi e pieni di rabbia. Allora capisco. Il silenzio si riempie di voci lontane e il traffico della strada sottostante appartiene ad un mondo di cui non faccio più parte. Provo repulsione per questo posto, eppure non vorrei abbandonarlo più. Sento che, dimenticato da tutti, ha bisogno di essere accudito. Mi confondo con il vento, questo vento leggero e mite che ci ha sempre accompagnati. Cara nonna, ricordi? Mi hai raccontato di quando eri bambina e sentivi le bombe intorno a te, ma la tua unica preoccupazione era tornare a casa perché avevi dimenticato la tua bambola. Ora capisco ciò che provavi. Ero lì, nel verde di una foresta di betulle. Sentivi il cinguettio degli uccelli e la brezza autunnale. D'un tratto, il nero dei binari di Auschwitz ha interrotto quell'equilibrio intangibile. Ricordo il sole caldo trasformarsi nel gelo del silenzio. Neanche la natura osava più respirare. Eppure, mi sembrava di avvertire le urla assordanti dei pensieri dei miei compagni. Un tuono di voci e di ricordi mi facevano tremare. Sentivo il bisogno di urlare. Potevo immaginare persone muoversi e sentire il profumo delle betulle in fiore, ma non riuscivo a scorgere i loro volti. Rimanevano sconosciuti, solo identità perdute. Ma non era così,
io le ricordavo. Erano reali per me come lo sei tu. Le persone muoiono solo quando dimentichiamo di tenerle in vita. Ora ho capito perché cercavi la tua bambola. Non volevi abbandonare i colori di un'infanzia felice che dovevi tenerti stretta. Ho capito finalmente. Tutto ha un senso e io non dimenticherò. Non voglio, non posso. Il vento racchiude tutto. Bisogna saperlo ascoltare. Lascio che finalmente accarezzi le mie lacrime. Allora, sono veramente la mia gioia e il mio orgoglio, ma veramente di tutta l'attività Educazione alla Memoria. Siamo arrivati alla fine, è giusto che sappiate che questi ragazzi e queste ragazze vengono dalle 12 scuole superiori di Rimini, quindi quando iniziano per loro scelta, perché l'attività si basa sulla disponibilità volontaria. Noi siamo volontari, ci mettiamo a disposizione dei ragazzi e loro scelgono di vivere questa esperienza. Quindi quando incominciano non si conoscono. Hanno lavorato per tutto l'anno scolastico in quarta superiore per seguire il seminario di formazione. All'inizio della quinta, quindi in ottobre, li abbiamo accompagnati al viaggio ad Auschwitz e hanno lavorato per tutto questo tempo con Anna e Damiano per preparare, non uno spettacolo, immagino che sia stato molto chiaro, sono le loro parole, le loro riflessioni, pezzi di storie che abbiamo raccontato, la scelta delle musiche, quindi è veramente quello che loro hanno voluto dirci. Io direi che non solo si sono meritati di partecipare a questo viaggio offerto dal Comune, ma ci hanno restituito veramente tantissimo. Quindi per ringraziarli io invito sul palco nuovamente il sindaco di Rimini, Giamisa Del Govad, la presidente del Consiglio Comunale, Giulia Corazzi, l'assessora Francesca Mattei, perché abbiamo una piccola sorpresa per i ragazzi. Vorrei che venissero anche Anna e Damiano, però, perché vorrei un applauso anche per Anna e Damiano di Alcantara. E vorrei chiamare, noi siamo un collettivo, vorrei chiamare Fabio Cassanelli, Elena Malfatti, Emiliano Violante, perché non mi voglio prendere io il merito del lavoro che facciamo insieme. Vengono anche altre ragazze che hanno partecipato al viaggio, quindi Francesca, c'è un microfono per te, prego. No, dico solo due parole per ringraziarvi di cuore, perché veramente per noi è importante anche poi avere un risultato finale di quella che è stata l'esperienza. Noi sappiamo sicuramente che è un'esperienza forte, ma ecco, avere anche un riscontro poi per la cittadinanza credo che sia la cosa più bella, e ci avete fatto emozionare, quindi veramente grazie di cuore. Abbiamo per voi un libro che ho citato prima, l'ultimo testo lasciato da Liliana Segre, dove è appunto la sua ultima testimonianza sulla Shoah, quindi speriamo veramente che possa essere anche una guida per le prossime scelte che dovete fare, che sono scelte molto importanti. Grazie ancora. Bene, consegnatevela. Prego, prego.
consegniamo quindi una copia di questo libro che abbiamo scelto appunto, come è stato detto, perché non è solo l'ultima testimonianza di Liliana Segre, ma lei dice: volate come farfalle gialle sopra il filo spinato, cercate la libertà, siate coraggiosi e quindi siate protagonisti della vostra vita. Quindi un ultimo applauso ancora ai nostri ragazzi e ragazze. Allora, in conclusione, è giusto dire che se il Comune di Rimini ha sicuramente l'iniziativa principale di questa attività del viaggio della memoria, io dico sempre questa frase, ragazzi: non si va mai lontano da soli, e se c'è un successo non è mai un successo solo tuo, ma delle persone che scelgono di viaggiare vicino a te. Allora io vorrei ringraziare tutte le realtà che in vari modi sostengono l'attività Educazione alla Memoria e invitare anche chi vuole sostenerci di contattarci e di farlo. Quindi ringrazio gli sponsor, gli amici e i collaboratori, a partire dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, che col bando Viaggi della Memoria, col bando Concittadini ci aiuta e premia alcuni progetti meritevoli, il Memorial della Shoah di Parigi, l'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea della provincia di Rimini, l'Associazione Ampi Rimini, l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, l'Associazione Sorrido Libero, l'Associazione Rimini Classica, Alter Eco, i sindacati CGL CISL UIL Rimini, Coop Alleanza, Gruppo ERA, Lega Coop Romagna e Nuova Ricerca. Grazie per quello che fate per questi ragazzi. Nel salutarvi e nel ringraziarvi per aver partecipato, vi invito a seguire le prossime iniziative che sono in programma. Il 27 gennaio, oltre alla cerimonia per il giorno della memoria, che si tiene alla mattina insieme ad alcune rappresentanze delle scuole e delle autorità, che anzi ringrazio per la loro presenza, e alle ore 17 qui al Fellini Museum inauguriamo una grande mostra che arriva da Parigi sui fumetti e la Shoah. Quindi il linguaggio del disegno, del graphic novel, in 200 tavole che attraverso appunto i fumetti, invito soprattutto voi ragazzi e ragazze, raccontano come grandi artisti, anche sopravvissuti dalla Shoah, ma non solo, si sono ispirati a questi tragici eventi. La mostra non parla solo della Shoah, ma parla anche di altri genocidi, e quindi sarà aperta fino al 10 marzo. E poi le attività continuano. Le consultate nel programma con incontri, spettacoli, insomma momenti anche di riflessione collettiva. Grazie a tutti e buona serata.